mi dovessero chiedere se barattare una vista perfetta con la mia vita, direi no, grazie. Sono Anastasia, ho 47 anni e mezzo, vivo a Lucca e sono una artista di strada. Io ho semplicemente iniziato a parlare e contemporaneamente a cantare. Mi sono diplomata in conservatorio e subito allora mi sono accorta che ci vedevo male. Iniziai ad avere questi flash agli occhi, questi lampi. Avevo una forma tumorale benigna, ma molto dannosa, all'interno della testa. Dopo l'intervento sapevo che sarei rimasta ipovedente. I miei genitori avevano pensato di incanalarmi nel grande mondo dell'ipovedenza, della cecità, usare il braille, bastone per camminare. E lì fu il momento in cui io iniziai a suonare in strada, anzi a cantare in strada. Mi sono in qualche modo ribellata alla strada che avrei dovuto seguire. Io ho studiato musica, io voglio fare musica. Ho messo su il mio primo gruppo di musica folk, di Stonehenge, e l'ho conosciuto Daniele, mio marito, che poi è rimasto accanto a me. Sebastiano è arrivato il 29 ottobre del 2009, è stata la gioia più grande che... Non è semplice vivere vedendoci così. Però ciò nonostante mi ritengo una persona fortunata.